Buongiorno a tutti cari videospettatori, qui è Gilles di Memer Sandor che vi dà il benvenuto al secondo TG Blu Cerchiato. Partiamo quindi subito con le notizie di maggio in casa Samp, dalla numero 5 alla numero 1. In quinta posizione troviamo gli addii di Keita Baldé, Gaston Ramirez, ma non solo. Con la fine del campionato, si sa, alcuni contratti non vengono rinnovati. In questo caso sono toccati Gaston Ramirez, Keita Baldé, ma non solo. L'ultimo nome lo lasciamo per dopo. Ma tanto avete già capito di chi si tratta. Keita è venuto da noi l'anno scorso, quindi dopo appena un anno ha convinto alcuni, ma non ha convinto molti. Quindi purtroppo Keita lascerà la Samp. Dopo solo un anno ha comunque fatto qualche gol interessante e molto importante, soprattutto ai fini della classifica. Per Ramirez un discorso molto diverso. Ramirez, insomma, ormai sono diverse stagioni che indossava la casacca blu cerchiata. L'anno scorso è stato uno dei giocatori più importanti della salvezza della Samp. Quest'anno invece molto altalenante, purtroppo non ha fatto assolutamente bene come l'anno scorso. Peccato lasciarci con questo piccolo rammarico, però rimane comunque tanta stima per un giocatore che ha fatto tanti gol, tanti assist, tante belle partite, ma soprattutto tantissimi cartellini gialli. Grande Gaston. Ma va detto che l'addio più doloroso è senza dubbio quello di Capitan Regini. Siamo tutti addolorati da questa grave perdita della nostra squadra, della nostra maglia. In bocca al lupo per tutto, ma arrivederci. Alla numero 4 abbiamo il rinnovo di Osti e Pecini. Entrambi vogliono continuare a lavorare con la Sampdoria, ma anche la Samp vuole continuare con loro. È un po' problematico il fatto che a inizio giugno non si abbia ancora una certezza, però sembra mai questione di tempo, quindi speriamo che la situazione si risolva abbastanza in fretta. Alla posizione numero 3 abbiamo la questione allenatore, perché secondo la Repubblica alla fin fine girano i nomi, girano le alternative, ma Marco Giampaolo è sempre il candidato numero 1 a prendere parte appunto alla panchina della Sampdoria. Succedere a Ranieri sarà molto difficile, però se c'è qualcuno che può farlo potrebbe davvero essere Giampaolo. E appunto, secondo la Repubblica, rispetto a tanti altri allenatori, Giampaolo rimane in testa. Mihajlovic è confermato a Bologna, quindi sfuma quella piccola ipotesi che si era creata, anche perché comunque Mihajlovic ha un ingaggio che in questo momento alla Sampdoria peserebbe abbastanza. Dunque, non ci resta che vedere, anche perché le alternative sono i soliti Gotti, che... no, va bene Giampaolo, va bene così. Alla numero 2 abbiamo la questione plusvalenze. Beh, questa è sempre molto molto gettonata in casa Samp, perché secondo il Secolo la Sampdoria avrebbe bisogno di circa 45-50 milioni in entrata per poter spendere un budget minimo per la prossima Serie A. Quindi i giocatori sacrificabili alla fine sono i più blasonati, i più forti, i più costosi. Damsgaard, Audero, Jankto, Colley. Vendere uno di questi giocatori non sarebbe terribile. Venderne 3 o 4 potrebbe creare dei grandissimi problemi all'organico blu cerchiato. Quindi bisogna fare molta attenzione. E alla posizione numero 1 abbiamo ovviamente il rinnovo del capitano. Fabio Quagliarella rimarrà ancora un anno con la casacca blu cerchiato. Grande capitano. Queste sono le leggende di cui abbiamo bisogno. Capitani che rimangano fino alla fine e che ci rendano fieri di tifare questa maglia. Grande Fabio.